Ciao a tutti. Ieri su Repubblica ho letto una notizia tragicomica. L'Ucraina ha messo nella sua lista nera dei nemici dello Stato, dei pericoli per la pubblica sicurezza, il cantante italiano Albano. Non ci sono, almeno io non ho letto, spiegazioni ufficiali sul perché sia stato messo. C'è l'intervista su Repubblica al cantante, vi metto il link in descrizione, potete ascoltarla. Non risulta che abbia fatto niente di particolare, non ha nemmeno rilasciato alcuna dichiarazione di stampo politico, che comunque vuol dire sarebbe una cosa consentita in un paese normale. Semplicemente ogni tanto lui va a cantare in Russia, anche in Ucraina, mi pare ha detto che è stato, e gli piace la Russia. E per questo è stato messo dai servizi di sicurezza ucraini nella lista nera. Non, a quanto mi risulta, questo significa che non può andare in Ucraina, e se ci va, una persona che lo uccidesse non andrebbe in prigione, come è successo ad altre persone che erano in questa lista, anche giornalisti. Beh, Albano comunque non è in cattiva compagnia, perché in questa lista ci sono anche Giulietto Chiesa e il vignettista Vauro, entrambi personaggi pericolosissimi che minano la sicurezza e l'integrità di uno Stato molto democratico. Ecco, questo è il governo che l'Italia e l'Unione Europea appoggia. Spendo anche due parole per parlare un attimo delle elezioni presidenziali che si svolgeranno in Ucraina. Mi pare verso la fine di questo mese, credo. E ovviamente Poroshenko, il presidente attualmente in carica, si ricandida, però non è il favorito. Diciamo che è molto impopolare come presidente. È più impopolare di Yanukovych, secondo i sondaggi. E quello che potrebbe spuntarla è una new entry, uno nuovo, che è un comico televisivo, si chiama Zelensky, e si dice che sia stato messo lì da un oligarca ucraino, forse per fare i suoi interessi, ma diciamo che quello che a me almeno appare evidente è che questo è il volto nuovo messo lì affinché nulla cambi. Ecco, non ho letto molto attentamente il suo programma, ma non mi risulta che ci siano novità o grandi divergenze rispetto a quello che potrebbe essere il programma di Poroshenko. Altri candidati. Un altro candidato che potrebbe forse spuntarla è Yulia Tymoshenko, che già si era candidata anni fa, una politica di lungo corso, una nazionalista. Quindi ecco, se lei viene eletta le cose potrebbero sì cambiare, ma credo in peggio. E l'altro candidato, quello che secondo me è il più decente, si chiama Vilkul e diciamo, sarà quasi sicuramente più votato nelle regioni orientali dell'Ucraina, perché non è così antirusso come gli altri candidati. Ecco, lui sì, dice di voler cercare la pace, di dialogare con la Russia e specialmente con le repubbliche separatiste per implementare gli accordi di Minsk finalmente, e portarle sotto il controllo ucraino in maniera pacifica, cosa che gli altri, qualcuno lo dice anche a parole, ma di fatto ecco, non sono molto credibili. Il problema è che prima di tutto è molto difficile che questo la spunti, il secondo è che se anche la spunta si troverà a essere il presidente con un Parlamento fatto in gran parte di nazionalisti, quello attuale, quindi non so come vada a finire. No, non credo anche in quel caso potremmo sperare in grossi cambiamenti, finché forse nelle prossime elezioni, ma anche lì è tutto da vedere. Vabbè, questa era la mia panoramica sull'Ucraina. Buona giornata a tutti. Ciao.